Sono state prontamente rimosse le ragnatele sugli affreschi di Piero della Francesca, segnalate da alcuni turisti in visita alla Cappella Bacci. Si trovavano vicino alla parte dell'affresco dove era raffigurato il sogno di Costantino. Sono state immediatamente rimosse, la segnalazione era opportuna, anche se la ragnatela di per sé non crea nessun danno, crea un danno di immagine, diciamo, però non ci sono problemi conservativi. È lo stesso direttore del Polo Museale Regionale della Toscana, Stefano Casciu, a confermarci l'intervento, fatto ovviamente trattandosi di uno degli affreschi più importanti del Rinascimento da un restauratore specializzato. Sulle opere d'arte, tanto più di proprietà dello Stato, possono mettere le mani solamente operatori tecnici o restauratori o interni dello Stato o incaricati sulla base di qualifiche specifiche, quindi non si prende un pannello, si passa così da parte di un addetto. Sono operazioni che comportano comunque, anche se sono molto minime come questa, comportano una capacità tecnica, comunque un'attenzione tecnica. L'intervento di ripulitura previsto per lo scorso anno era stato rinviato a novembre. Per quella data sarà montato un ponteggio e verranno sospese le visite turistiche per qualche giorno. Ogni 5 anni la tendenza provvede a un'operazione di monitoraggio, controllo e quindi manutenzione, che vuol dire poi fondamentalmente spolveratura del ciclo di affreschi, che è una cosa necessaria per controllare che nel tempo le opere già restaurate siano in buone condizioni. Quindi è stato deciso dalla sovrintendenza, ripeto, prima dell'esistenza del polo museale, di farlo in un periodo di turismo minore. Evidentemente nel frattempo era sfuggito, diciamo, che c'erano queste ragnatele, cosa che però appunto dopo la segnalazione è stata immediatamente risolta.